Salve a tutti. Oggi parliamo di un altro libro. Eccolo qua, Edgar Keret, Un intoppo ai limiti della galassia. Allora, Edgar Keret è un 52enne israeliano e ha scritto vari racconti, ha scritto anche delle sceneggiature, ha scritto anche qualcosa per dei fumetti. È giovane, 52 anni, insomma, per un autore sono pochi, e ha scritto questo libro, no? Questo qua, il libro è una raccolta di 20 o 22 racconti brevi, naturalmente, ambientati, alcuni sono ambientati negli Stati Uniti, altri sono ambientati in Israele. Sono tutti racconti di carattere personale, non raccontano più di tanto quello che c'è attorno ai protagonisti, anche se naturalmente città, vie, posti, luoghi, centri commerciali, eccetera. No? Cosa hanno di particolare questi racconti che in qualche modo colpiscono? Sono racconti, a mio parere, che non hanno uno sviluppo successivo, privi di speranza. Quando finisci il racconto, il punto è definitivo. Non c'è un futuro né negativo né positivo, e evidenziano un'assoluta mancanza di fiducia ovviamente nel futuro. Io non so se questo sia il suo modo di rappresentare la situazione in Israele, dove lui vive. Potrebbe essere, è il primo libro che leggo di questo autore, però c'è la totale mancanza di qualche cosa. Attenzione, io avevo letto in un'intervista che qualcuno diceva c'è poca fiducia, c'è poca speranza. No, non c'è niente, non c'è nessuna, non c'è nulla dopo. E i racconti proprio finiscono. E di solito quando uno legge un racconto a qualcuno resta in mente qualcosina, no? Per poco, tanto tempo, come potrebbe continuare questo racconto, no? Uno può, magari se lo immagina, e nel caso di questi racconti no, non c'è nessuna immaginazione. Sempre in questa intervista che ho letto di un po' di tempo fa, lui è in qualche modo, credo, rassegnato, ormai la sua vita è in una nazione che ogni qualche anno fa una guerra, dove dice ci si ammazza, però lui era abituato sin da piccolo, quando le prime guerre, lui andava nei rifugi antiaerei e viveva. E qui si vede veramente una totale mancanza di speranza. Non esiste una via d'uscita alla situazione. Nessun racconto presenta questa via di uscita. Io mi sono preso alcuni appunti di vari racconti. In questi racconti, scrivo io, sembra che il futuro non esista. Sono tutti al presente o al passato. E anche le emozioni sembrano attutite, i rapporti tra le persone mi appaiono totalmente privi di sentimenti profondi. Certo, c'è questa superficialità legata a questa quasi, non so se chiamarla indifferenza, insomma, poca attenzione a quello che può succedere. I personaggi hanno poco in testa, hanno pensieri corti, limitati ed essenziali. Sentite un finale di un racconto. A quel punto monto in sella e torno a casa, punto. A guardare la televisione, a navigare in un sito di incontri online, a giocare al computer o ad ascoltare musica trance, punto. E il racconto finisce così. E io credo sia un modo di vedere le cose, un modo di vedere le cose totalmente privo di speranza. Beh, comunque, alcuni racconti sono molto belli, qualche altro un po' meno, chiaramente sono vari, però esprimono, credo, molto bene un modo di sentire le cose che in qualche modo è presente nelle persone che vivono attualmente in Israele. Bene, ripeto, Edgar Keret, Un intoppo ai limiti della galassia. Sto tentando di tornarci sopra col Kindle.
piccola annotazione per noi che abbiamo già ragionato sull'ebook, non mi sto entusiasmando all'uso dell'ebook, ma comunque, buona lettura.